Un caro saluto a tutti quanti voi e ben ritrovati. Il testo che viene proposto quest'oggi per la nostra meditazione mattutina è tratto dal libro di Ruth, capitolo 1, versetto 16. Ma Ruth rispose: Non insistere con me perché ti abbandoni e lasci di seguirti, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove starai tu io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dio è sempre il Dio del nuovo. La Bibbia fa costantemente riferimento al fatto che non è mai troppo tardi per un nuovo inizio. Dio dice nel libro del profeta Isaia, capitolo 43, versetto 19, Ecco, io faccio una cosa nuova. E in Apocalisse, capitolo 21, versetto 5, Giovanni dice, Allora colui che sedeva sul trono disse, Ecco, io faccio tutte le cose nuove. Queste parole così note oggi sono una formula per noi quando nella nostra vita entrano cose nuove e ci aggrappiamo a Cristo, come Ruth fece con Naomi. Quando qualche cambiamento avviene nel nostro cuore, porta con sé diverse cose nuove. Andiamo a vederle insieme. In primo luogo, un cambiamento porta una nuova determinazione. Quando Ruth ha detto «Non chiedermi di lasciarti e allontanarmi da te», stava dichiarando che anche se sua cognata Orpa fosse tornata, si sarebbe con incredibile determinazione aggrappata a Naomi. Sua suocera le aveva spiegato che il ritorno sarebbe stato difficile e che una volta tornata a Betlemme, il passato e il futuro sarebbero stati contro Ruth. Nonostante tutte queste cose fossero contro di lei, oltre all'insistenza di Naomi che tornasse indietro e seguisse l'esempio di Orpa e la religione della sua infanzia, tra le altre cose, Ruth era determinata a fare ciò che è giusto, cioè seguire Naomi. Quando le cose nuove arrivano lungo il cammino della nostra esistenza, possono dare una nuova determinazione alle nostre vite. In mezzo ai cambiamenti diciamo al nostro Signore la stessa cosa che Ruth disse a Naomi, non chiedermi di lasciarti e di allontanarmi da te. In secondo luogo, un cambiamento porta una nuova direzione. Ruth continuò dicendo, ovunque tu vada, io andrò. In altre parole, questa sarà la nuova direzione della mia vita. Ruth non aveva mai percorso quella strada prima. Una nuova direzione è sempre un segno altamente rivelatore di un genuino cambiamento. Cominciamo ad interessarci delle cose che interessano Gesù, il quale ci dona fame e sete della parola di Dio. Ciò che Ruth era per Naomi, allo stesso modo, noi lo siamo per Cristo, quando il nostro cambiamento riempie i nostri cuori. Questo tipo di relazione porta con sé una nuova determinazione e una nuova direzione. Cristo Gesù diventa la via che dobbiamo seguire. Sì, Egli fa nuove tutte le cose quando gli diciamo, Signore, ovunque tu vada, io andrò. In terzo luogo, un cambiamento porta una nuova dipendenza. Ruth ha dichiarato, ovunque tu viva, io vivrò. Ruth confidava che Naomi si sarebbe presa cura di lei e dei suoi bisogni primari. Ruth non aveva un posto dove posare la testa di notte. Tuttavia, la determinazione di Ruth ha ispirato Naomi a dipendere di nuovo da Dio. In quarto luogo, un cambiamento porta un nuovo desiderio. La tua gente sarà la mia gente, fu la dichiarazione successiva di Ruth. Seguire Naomi diede a Ruth un nuovo desiderio di abbracciare il popolo di Naomi come suo popolo. Fondamentalmente stava dicendo: niente può mettersi tra di noi. Ruth si rese conto che se avesse scelto il Dio della Bibbia come suo Dio, avrebbe dovuto separarsi dalla moltitudine pagana di Moab, in mezzo alla quale aveva vissuto. È impossibile avere comunione con Dio e non avere comunione con il popolo di Dio. In quinto luogo, un cambiamento porta una nuova devozione. Ruth ha confessato a Naomi, il tuo Dio sarà il mio Dio. Ruth sta dicendo, non sto solo adottando il tuo popolo, ma sto adottando il tuo Dio come mio Dio. Vuoi vedere una vera conversione nell'Antico Testamento? Eccola qui. E che grande decisione è stata questa. E infine, un cambiamento porta una nuova dedizione. Nel versetto 17 Ruth dice a Naomi, dove muori tu, io morirò, e lì voglio essere sepolta. Nemmeno la morte ha potuto separare Ruth da Naomi. Ruth non sarebbe tornata indietro, anche se le cose non fossero andate come pensava. Abbiamo bisogno della stessa dedizione quando seguiamo Cristo. Non c'è niente di più importante nella mia vita che seguire Gesù. Lui è la mia vita, la mia gioia, la mia salvezza eterna, il mio tutto. Il mio futuro sarà glorioso perché è nelle mani di Gesù. Ma Gesù, è tutto per te? Ruth ha vissuto una bellissima esistenza totalmente separata dalla sua vita passata. Il corso della vita di Ruth è stato determinato da qualcun altro. Il corso della tua vita e della mia è determinato da un'altra persona. Che
per Gesù, Re dei Re e Signore dei Signori. Andiamo avanti, mano nella mano di Gesù. Così sia. Ti auguro una buona giornata, il Signore ti benedica grandemente.